Eccoci qua, salve a tutti. Puntata di Onorato del 1 ottobre, vero sabato 1 ottobre. Oggi diciamo abbiamo trasmesso puntate di abbiamo oh, trasmesso la puntata di Onorato tardi perché c'è stato un piccolo problema che fino a diciamo che ho recuperato qualche oretta di sonno. E quindi in buona sostanza, da che ho preparato le puntate, da che le ho caricate e tutto quanto, sono dovuto andare via perché c'avevo un appuntamento, insomma, per una Roma. E quindi, morale a favola, ho detto vabbè, cioè, o salto il giorno, ma anche no, oppure altrimenti la pubblico alle 9 e un quarto, quindi è andata per le 9 e un quarto. Non so quanto pubblico ci sarà stato, però vabbè, tentativo c'è. E quindi vabbè, poi ripeto, cioè, io infatti lo dico, mi appello tutte le volte a questa cosa: se vi siete persi una puntata, ecco, potete andarla a ricercare, cioè voglio dire, sul canale YouTube, ecco, potete andare a vedere i video caricati, ecco, quindi anche le puntate precedenti, insomma, ecco, se vi siete persi una, mai perdersi una puntata di Onorato, ecco, potete andare a rivederla. E quindi questo. Bene, puntata che non lo so se sarà tanto lunga oppure lo vedremo in corso d'opera. Diciamo come tutti i sabati, sabato di polemica potrebbe essere anche oggi, un attimo che stavo cercando. Bah, vabbè, parte le ennesime cazzate che vedo in giro di robe tipo fascismo, state robe, vabbè. Date per fuoco, che cioè, sei ancora intrappolato in questa boiata pazzesca. Cioè, ripeto, tolto che non lo so se saranno come dire, cagnolini fidati di Washington, Londra e Tel Aviv, sì, probabilmente potrebbero farsene anche 5 anni. E se no, altrimenti state a vedere che come dice spesso e volentieri il buon Lambrenedetto, vedete, insomma, che troveranno il modo per cacciarli via. Ve lo dice uno bandana. Secondo me succederà. Potrebbe succedere questo. Ecco, il momento in cui sgarrano, se, diciamo, qualche cosa, ecco qua, che salterà fuori spread, salterà fuori, che ne so, crisi di qualcosa, chissà che robe strane, ecco, salterà fuori qualche cosa che allora a quel punto sarà necessario. Cioè, tu dimmi sto come cacchio si chiama, sta cimice adesso da dove viene? Sempre così, oh, inizia a parlare e arriva una cimice. Ci spostiamo. Che so che poi dopo mi verrà addosso durante. Perché tanto è già successo, per cui sicuramente succederà. Abbiamo cambiato posto proprio apposta e tra parentesi l'ho chiusa dentro la cimice e ho acceso qualcosa per le zanzare, così forse la stordisce anche, così imparo. Doveva essere totalmente inutile e totalmente fastidioso. E stavo dicendo, no, cioè, vedrete che troveranno il modo per cacciarle, cioè, sicuro, sai, ecco, pensa che loro non gli frega un cazzo che siano cosiddetta destra, che poi non esiste, che poi sta cosa che è di destra, che è di sinistra, sono del partito unico del liberismo, o meglio dell'iperliberismo, e per cui deve essere tutto in mano al privato, lo Stato deve essere uno schifo in buona sostanza, deve essere solo il riscossore delle tasse, zero servizi, e ovviamente sono tutte tasse per poter mantenere loro signori, fine e basta. Ecco, poi il resto praticamente deve essere un, come si chiama, uno stato da,
quinto mondo, almeno a terzo mondo, uno stato tipo medievale, cioè praticamente niente in servizi, ma solo obblighi dei cittadini verso il padrone di turno. Ecco quello che vogliono, per cui che siano colorati di arcobaleno, oppure che siano blu, diciamo bluetto, come dice qualcuno. Ecco, non cambia una benamata mazza. Cioè, questa cosa ve la dovete mettere in testa, ve la dovete mettere in testa, ve la dovete mettere qua dentro, se ne avete una, se avete qualcosa qua dentro soprattutto, no? Se avete una sì, perché sennò altrimenti siete decapitati. Però, cioè, se avete qualcosa qua dentro, ecco, vi dovete mettere in testa che non è che se fosse stato invece, se gli italiani invece che è andato a votare avesse dato la maggioranza a quegli altri, ai finti rossi, sarebbe successo qualcosa di diverso. No, sarebbe la stessa identica roba e sarà la stessa identica cosa anche adesso, per cui non vi preoccupate che nel momento in cui sgarreranno, questi qui verranno sostituiti dal Mario Monti, un Mario Draghi di turno, ecco, Cottarelli, che ne so, insomma, ecco, questi qua, insomma, verranno subito sostituiti da qualcuno che viene sempre da quegli ambienti lì. Ecco, insomma, non cambia ben amata mazza, ecco, mettetevelo in testa. Cioè, cambia solo un peggio per noi, ecco, qualunque vada di questi del partito unico con le loro frange, ecco, diverse, ma è sempre la stessa roba. Questo mi dovete mettere in testa, cazzo. Vabbè, e quindi vabbè, quindi un futuro abbastanza schifoso ci prospetta. Vabbè, diciamo, politica estera non mi verrebbe da dire altro, perché vabbè, il discorso pure del coso l'abbiamo già detto, del gasdotto, chi viene a dire no, sono stati i robot che fanno manutenzione, ma dove fuoco, ma perché dite ste cazzate? Ma il problema non è voi giornalai che dite ste cazzate, che ovviamente sono imboccate da sempre Washington, Londra e Tel Aviv, fine, ecco, non è che vengono da altre parti, perché Bruxelles anche, diciamo che hanno succursale di questi tre, diciamo il trend mignon di queste tre. E il peggio siete voi, e spero che non chi guarda questa rubrica che crede alle cazzate totali di queste persone, dicendo ah sì, certo, sicuramente sono stati loro. Ma prendete sta cazzo di testa, porca puttana, ragionate un secondo. Ma può essere che loro stessi si cosano una struttura che potrebbero usare invece come arma di, diciamo, di ritorsione contro di noi? Cioè, ma vi rendete conto di quanto è idiota questa visione del mondo? Cioè, si cosa per non pagare le multe? Ma che cazzo dite? Ma com'è possibile una roba del genere? Ma che cazzate andate dicendo? Ma poi perché cazzo dovrebbe chiuderci il gas così? Paghiamo, ce ne mandano di meno, pagando di più. E lui dice, ah sì, ok, mi bombardo così almeno mi trovo la scusa per non pagare le sanzioni, le penali se decido di chiudere il gas. Ma è una logica che non è logica, è totalmente illogica questa cosa, ecco. È veramente da deficienti pensare a una cosa del genere. Ma il peggio è i giornali che la propinano, e peggio ancora sono i lettori o i telespettatori che assorbono queste puttanate, perché questo sono delle merite puttanate, così in maniera critica, senza dire ma c'è qualcosa che non quadra in quello che mi stanno dicendo, forse mi stanno riempendo di
di fregnacce. No, no, ah sì, è sicuramente così. E poi dopo che vanno a votare il 25% del 50%, quindi diciamo sono una percentuale non così alta delle persone, è andato a votare chi invece dice sì, va bene, andiamo più armi all'Ucraina. Cioè, ma io dico, ma veramente fuori di testa, veramente fuori di testa. Ma di metti, anzi, ripeto, non 25%, ho detto una cazzata, il 90% di chi è andato a votare. E ripeto, e quel 40% che non è andato a votare praticamente ha fatto il gioco di quest'altri, cioè proprio coglioni due volte. Vabbè, pazzi, veramente deficienti, punto. Perché ripeto, non è che adesso allora questo governo, io infatti mi piacerebbe andare da questi che hanno detto che prima di dire sì, perché se c'è una forte astensione il governo non sarà legittimato e quindi cose oniriche che lo stanno in cielo e in terra. Ecco, adesso mi piacerebbe andare da questi e dire, visto che è il 40%, quindi siamo quasi alla maggioranza della popolazione italiana non è andata a votarli, ecco, mi piacerebbe sapere se quindi è perché manca quel 10% per poter dire che questo governo non è legittimo, questo futuro governo non sarà legittimo. E quale sarebbe la cosa, l'azione da fare, no? Per dire, ma voi non avete, voi avete, anzi, voi avete, alla fine meno, per essere, sommando chi non è andato al voto, praticamente avete meno della metà, ma molto, molto meno della metà della popolazione italiana, quindi non siete legittimati. Mi piacerebbe tanto sapere qual è la vostra opzione, come farete a ostacolare il governo in questo modo, visto che non è la maggioranza della popolazione italiana, anzi degli aventi diritto che ha votato queste persone, no? Ridicoli, veramente, proprio stupidi. Stupidi del doppio. A me quello che mi preoccupa è che chi ha detto queste robe, magari anche professore magari universitario, che mi sembra universitario, anche professore universitario, per dire fregnacce totali. Ripeto, se stiamo nel mondo di Epicuro, del mondo dei sogni, perché Epicuro stiamo. Esiodo, cioè, non lo so, ma il mondo è concreto, non le fregnacce, fatti concreti. Oh, ci devono essere fatti concreti, no le fiabe. Le fiabe lasciate alle fiabe, ecco. Vabbè. E l'altro invece che di fregnacce ne ha dette parecchie, perché l'ho vista ultimamente, cioè, credo che tra parentesi dovrebbe essere il fratello praticamente sfigato delle due sorelle Parodi. E sì, oh, vabbè, che ripeto, cioè, io sta cosa onestamente non la capisco, cioè è come se, che ne so, io mi mettessi a fare competizione, ne so, con mia sorella, perché lei è una musicista cantante, bravissima, e io mi mettessi a fare concorrenza con lei, oppure lei si mettesse a fare, so, concorrenza con me per qualcosa di multimediale, robe del genere. Cioè, ma lei si occupa di una roba, io me ne occupo di un altro. Cioè, ognuno. Cioè, io non vivo per fare concorrenza perché devo diventare famoso anch'io, o lei pure deve diventare qualche ruolo che non ho, tra parentesi, in chissà che cosa istituzione. Cioè, questo è, cioè, tutta cosa solamente, per cui anche questo, cioè, non sei un grande giornalista, non
che non sei, dici un sacco di fregnacce. Cioè, forse potresti essere un bravo giornalista, visto che dicono un sacco di fregnacce, vedi quello che ho detto poc'anzi, per cui magari, ecco, impegnati un po' di più che può diventare qualcuno, forse. Ecco, non sei un cuoco, cioè, anche se nemmeno quella, tra parentesi, è tanto cuoca, cioè, perché cazzo devi fare il grande saputello di sta ceppa di cazzo? Ecco un'altra fregnaccia che ha detto, insomma l'ha detta parecchie, c'è là sul fatto che l'auto elettrica è morta, io vado in giro col mio naftalone, tra parentesi, un Land Rover vecchio come non so cosa, che è brutto come la morte, che consumerà penso non so quanti litri di gasolio, praticamente ogni due metri, praticamente 100 litri di gasolio ogni due metri, manco fosse un Hummer, cioè, vantandosi che lui è bravo, lui è bello, ecco, già uno che dice che l'uomo deve andare in giro praticamente con il portafoglio con praticamente su due tessere e due cose, due banconote e basta, dentro la saccoccia, dentro la tasca, e non può andare in giro con la borsetta o la borsa come per esempio vado io. Ecco, io vado in giro come cazzo voglio, porca di quella puttana, hai capito? Un brutto pezzo di merda, no, oh, brutto saputello de sto cazzo. A me questo mi dà fastidio, a me mi dà fastidio i saputelli del cazzo. Quelli che sono bravi solo loro, quelli che loro devono dettare la moto, quello che è bello, quello che non è bello. Ma vaffanculo! Ma vaffanculo, ma chi ti credi di essere? Ma chi ti cazzo ti credi di essere? Ma chi sei? Che ti conosce? Tipo, cosa, tipo, come si chiama, di pre? Che ti conosce? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Ma soprattutto, ma dall'alto di che cosa? Cioè, la fortuna tua è che c'hai delle sorelle che sono molto più famose di te. Questo è. Vivi di luce riflessa. Ma che vuoi? Oltretutto, vivi di luce riflessa, ma non ti fa usare per essere antipatico. Invece, bene o male, purché se ne vale il caso tuo, ecco. Però, insomma, sta roba, che non è antiecologica e robe così. Beh, allora, io ti dico, allora, le terre rare, io penso che l'unica macchina che non abbia una componente elettronica nel 2022, io penso che sia il Pandino 750, penso solo quello, e forse qualcosa di elettronico ce l'aveva anche quello, tra parentesi. Per il resto, caro saputello di sta ceppa di cazzo, sappi che anche la tua naftalone ce l'ha qualcosa di elettronico, e che basta anche già che c'ha l'autoradio integrata, comunque sia c'ha dei componenti elettronici, coglione, hai capito? Anche sicuramente l'Audi super mega ultra a gasolio, comunque sia, caro coglione, c'ha delle componenti elettroniche, per cui non mi sta di oh, perché quello va a nafta, quello va a benzina, e quindi non c'è niente di elettronico come invece c'ha l'auto elettrico. No, c'è neanche quello, pensa un po', brutto coglione. Per cui sta cosa che sta ritrosia verso cosa, manco le vendesse, manco dice oh, sono un autoconcessionario, vendo macchine a benzina, cioè non capisco questa ritrosia verso
Ma che cazzo te ne frega oltretutto? Ma uno compra il cazzo che vuole. Se uno vuole comprarsi la macchina elettrica, si compra la macchina elettrica. Se uno vuole comprarsi la macchina a benzina, si compra la macchina a benzina. Io sta cosa talebana che o sei a favore dei, o sei iper mega turbo cosa verso l'elettrico, verso cosa, verso la invece verso le macchine termiche. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne incula? Ognuno compra il cazzo che vuole. Oh, cioè io non capisco sta roba. Poi si sta sempre integrando sempre di più la parte elettrica con la parte cosa. Ma perché stracazzo devi sempre andare contro tutto quanto per forza? Boh, cioè, non lo capisco onestamente, non lo capisco. Boh, però sta roba, ecco, in un sacco di frenagnaccio per dire ah io sono alternativo, io sono bello, io sono fantastico. No, sei un coglione, no, sei un gran saputello del cazzo che pensi di essere chissà chi. Ecco, invece non sei nessuno, a differenza delle tue sorelle. Ecco, tu non sei nessuno, sei solo uno che si fa praticamente usare e poi ma le calze non va bene, ma quello non va bene, il vero uomo deve vestirsi non so come. Ma dai, ma smettila, ma uno va come cazzo vuole. Ma chi sei? Ma chi ti credi di essere? Ma chi ti credi di essere? Un consiglio che io do a tutti: siate meno saputelli possibile. Poi dopo magari qualcuno mi dice ma tu prima mi hai detto che cosa, però quella è la verità. Abbiate pazienza, cioè venite a dire che ho detto una cazzata, ma non vi sto dicendo che vi dovete vestire in un modo, dovete fare così, per un uomo non deve avere che ne so, il marsupio, si vede il marsupio come esattamente se ce l'ho avuto io per anni. Uno si veste come vuole, va in giro come vuole, fa il cazzo che vuole. Ma perché? Cioè, fa il cazzo che vuole nel rispetto delle leggi e della libertà altrui. Questo ok, però voglio dire, cioè, sarò libero di potermi andare in giro con la borsa perché a me mi piace, per esempio, che se vado in giro e non ho visto il meteo perché io non sono, oppure hanno detto la cazzata al meteo, hanno previsto che sarebbe stato sole, invece c'è pioggia, cosa che spesso succede, e magari sto in giro a un certo punto e mi trovo, come si chiama, e che mi piove all'improvviso, almeno ho l'ombrello, potrò essere libero di andare in giro con questa cosa oppure no? Perché l'ha detto, come si chiama, la Parodi, Roberto mi sembra, Parodi. Ma che cazzo vuoi? Ma che me ne frega a me? Allora, dammi i soldi tuoi, ecco, che guadagni non so facendo cosa, facendomi sembra, credo che sia giornalista qualcosa di automoto, pensa un po', fondamentale. Io penso che le riviste cartacee automoto penso non se le guarda più nessuno. No, facciamo finta ci sia qualcuno, poi forse per quello si sente così sto cazzo, no? Perché sostanzialmente uno che è prossimo ormai a essere praticamente mandato in pensione per sempre, e quindi insomma forse per quello, non lo so, io non ho parole veramente. Però ecco, a me è la saccenza di queste persone che mi dai ai nervi, perché cioè, sta cosa, io so sto cazzo e quindi io ti dico come devi fare, l'auto elettrica è morta perché voi state un naftalone bellissimo, io inquino, oppure come quell'altro, la Greg Garage, un altro saputello di sta ceppa di cazzo. È tutta gente, capito, che se crede sto cazzo. Ma fatevi i cazzi vostri, ma vivete una vita, ma non rompete palle agli altri. Gli altri saranno liberi di fare il cazzo che vogliono, oppure no? No.
No, secondo loro tutti devono essere come loro, devono pensarla come loro e poi tutti vengono a dire l'emergenza fascismo o altre cose. Questi sono fascisti nella testa, perché ti impongono quello che vogliono loro, a tutti i costi, tu devi fare quello che dicono loro. E loro hanno la verità in tasca, sono bravissimi e tu devi fare quello che dicono loro, andare in giro col naftalone. Oh, che cazzo di termine di merda che hai tirato fuori, naftalone, che è? Pare quello che si mette nell'armadio. Coglione. A me questo mi sa fastidioso questa gente. E che hanno molte più visualizzazioni del sottoscritto e sparano fregnacce da mattina alla sera e non c'è mai nessuno che dice: senti, Cocco, hai rotto i coglioni. Hai rotto i coglioni. Non c'è mai nessuno. Vabbè, soprattutto qualcuno gli vuole bene, ecco, per esempio una delle sorelle, ecco, un appello alle sorelle Parodi, ecco, andate da vostro fratello, ammesso che sia veramente magari ho detto una cazzata, e ditegli: senti, Cocco, vabbè, ok, ci sta che tu possa esprimere le tue idee, però non sta a fare tanto il saputello, perché hai rotto il cazzo. Ecco, ci vorrebbe da. Ma fai vero? Poi Cocco mio, c'è una certa età, tu cazzo vai a fare tanto il ragazzino. C'è una certa età. Comportati da persona che c'ha una certa età, non fa il bambinone con 50 anni, Cocco mio. Prima o poi si cresce, ecco. Mi dà fastidio a me quando mi dicono ragazzo, ragazzo un cazzo, porca puttana. All'età mia, mio padre quanti. C'aveva due figli, c'aveva. Io c'ho manco il gatto, ma dai, su ragazzo, basta, no? Cioè, si diventa anche adulti a una certa età, no? Si è eterni ragazzi. Eterno ragazzo è uno che ha certe mani grosse, anche perché dice dall'eterno ragazzo all'eterno riposo è un attimo, vabbè. Penso che sarà grattato, non lo so, a pelle. No, volevo vedere l'ultima cosa perché direi che basta. Ah sì, ok, concludiamo sempre con cose politiche, abbiamo iniziato con cose politiche e finiamo con cose politiche. Allora, diciamo a fine elezioni, fine tornata elettorale, diciamo, in cui ancora si stanno sistemando tutte le cose, tra parentesi, sono boh. Le notizie un po' contrastanti, tipo qualcuno che si è proprio escluso, poi forse è riuscito a entrare, boh, vabbè, vedremo. Vedremo poi quando ci sarà effettivamente la prima convocazione delle Camere. Effettivamente chi è stato eletto e chi no, perché così, quindi verrà più o meno a novembre sta roba, con questa lentezza. E tanto non abbiamo problemi in questo periodo, per cui ma sì, andiamo con calma. E stavo vedendo, insomma, che c'erano delle cose, c'erano per esempio la parte, ovviamente, lasciamo perdere il partito unico dell'iperliberismo e vediamo, insomma, quelle che vi avevo annunciato come alternative. Allora, mentre la parte per esempio Italexit, boh, non si ha niente. Quelli esclusi dalla raccolta firme, boh, per serie non, anzi, diciamo, parte Italexit, che tanto era, diciamo, un monopartito, ecco, per cui diciamo non c'era niente di. Cioè, per la serie, boh, continueranno, chissà, vedremo, o cambieranno nome, boh, ma non credo, insomma, vedremo come procederà, diciamo, gli altri, compresi, ecco, chi non aveva raccolto firme, diciamo, c'era un po' questa cosa, dice, ma continueranno, chissà, si riproporranno,
succederà qualcosa, scissioni, robe del genere, un po' come era successo, un po' come era successo per esempio con a suo tempo mi pare con liste tipo, vabbè, tipo Destre Unite o come Italia, come si chiama, Sinistra Arcobaleno, queste altre formazioni assurde, ecco. Per esempio anche Unione Popolare, chissà, boh. Allora, l'unica che per ora abbiamo sentito notizie, abbiamo sentito notizie di, diciamo, fra virgolette, confortanti, perché onestamente, quello che non capiscono, secondo me, queste alternative è che se continui a cambiare, continui a scenderti, cioè ti unisci e fa dopo, ah no, è andata male, quindi via. Cioè, non è che raggiungerà mai qualcosa così, tra parentesi. Ecco perché secondo me è un bene. Sembrerebbe che, insomma, dalle parti d'Italia sovrana e popolare, sembrerebbe che, insomma, diverse forze comunque vedano di buon occhio il fatto di proseguire in maniera unitaria, quindi di non ritornare alle 15 o più formazioni iniziali. Poi vediamo, insomma, cioè, nel senso, ho visto un po' di umori in giro e sembrerebbero, insomma, diverse componenti aver detto no, vabbè, ma noi continuiamo con questo progetto. E comunque, diciamo, questo era l'inizio. E lo sapevamo fin dal principio, per cui, diciamo, sotto il mio punto di vista, secondo me questa è una cosa buona. Quella che mi è piaciuta un po' meno, invece, dal punto di vista di alternativa per l'Italia, che invece, da quello che ho visto, temo che non continueranno come esperienza. Unitaria, ecco, diciamo, le due formazioni, che credo sia Forza Popolo della Famiglia, credo sia, e Dexit, diciamo, che pare tipo una cosa che si trova uscita d'emergenza, e questo, insomma, mi dispiace un po', perché onestamente, insomma, ecco, invece per la serie, ok, rafforziamoci in visione del fatto che se domani dovesse cadere il governo, comunque noi siamo pronti, comunque noi ci siamo rafforzati, e questa cosa ritorniamo a separati perché abbiamo avuto un cattivo risultato. Secondo me non è proprio, non ha molto senso, ecco. Per cui, cioè, secondo me sarebbe, anzi, visto che, insomma, per la serie, per fare opposizione da fuori le istituzioni è ancora più difficile. Cioè, per cui cerchiamo invece di aumentare il malcontento, cerchiamo di far capire a quel 40% degli italiani che non è andato a votare, che ha fatto una gran cazzata, e che invece ci torniamo a dividere, cioè, mi sembra un po' stupido. E invece nessuno, niente, diciamo. Boh, non ho sentito niente dal punto di vista di vita. Boh, chissà. Vabbè, concludo velocemente dicendo, insomma, ecco, diciamo che è stato insomma, ecco, buone notizie e meno buone da quel punto di vista, secondo me, ripeto, secondo me. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole. E poi chissà, magari si riuscirà a togliere magari qualche personalismo, qualche cosa, magari capire che forse non è stata una buona idea il fatto di fare quello che io sono puro, io sono bravo e quindi vado da solo, eccetera. Vediamo un po'. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.